organizzazioni, e sempre leggo nel suo curriculum, si occupa di progettazione, coordinamento dei servizi per aziende e organizzazioni, realizzazione di interventi di formazione. Quindi vediamo se la nostra carta può anche essere formativa in qualche modo. A lei la parola. Una mattina d'estate ero ospite in una villa e la terrazza su cui stavo affacciava su una piscina. Ero attratto dal sentire il rumore prodotto da una bambina che continuava a fare vasche su e giù, su e giù. E soprattutto ero attratto dalla voce del padre di questa bambina che da bordo campo la chiamava e la incitava. Solo che il padre tutto questo lo faceva così. La bambina si chiamava Amaranta. Amaranta! Acquaticità! Come avete capito, la villa non era a Bolzano. Tenete lì questa scenetta. La carta dei doveri dei genitori nello sport ha come presupposto il contributo allo sviluppo della persona che lo sport può rappresentare. Ma sviluppo della persona significa conquista dell'autonomia in un processo di differenziazione. Nei primi giorni di vita il bimbo è ancora un tutt'uno con la madre. Nel tempo conquista la sensazione di essere qualcosa d'altro rispetto alla madre. E ancora nel tempo qualcosa d'altro rispetto al nucleo della famiglia a cui appartiene. E ancora nel tempo qualcosa d'altro rispetto al nucleo di amicizie cui appartiene e nelle quali si riconosce. Perché questo processo avvenga rapidamente, con il massimo dell'efficacia, serve che il bambino si senta autorizzato ad essere qualcosa di diverso dai nuclei e dalle esistenze dalle quali via via prende le distanze. E questo forse è il ruolo principale che l'adulto genitore può avere, quello cioè di fare da osservatore partecipe e discreto a questa esperienza del figlio, e quello di sostenere emotivamente la sensazione di capacità del figlio nel differenziarsi dai contesti di provenienza. Amaranta! Ora, non incolpo il padre per aver chiamato Amaranta la figlia, ma per averla chiamata così forse sì. Il tono usato da questo padre è un tono che associa il nome della figlia già a un rimprovero. Il rimprovero mentre la figlia sta continuamente ripetendo quei gesti che le hanno insegnato per nuotare. Ora, per nuotare efficacemente, c'è bisogno che questa figlia a un certo punto smetta di rapportarsi ad una tecnica esterna a se stessa, ad un modello di movimento, e la interpreti. Questa è l'efficacia atletica. Per fare tutto questo, questa figlia ha bisogno di sentire se stessa, il proprio corpo, i propri bisogni, le proprie esigenze. Un richiamo a quel modo del padre la allontana da sé. Ora, fin qui ci arriviamo tutti. È quell'istintiva partecipazione che abbiamo provato tutti quando abbiamo visto il documento presentato da Panathlon International, la carta dei doveri dei genitori nello sport. Un po' meno ovvio è la disfunzionalità della seconda azione di quel genitore, che rivolgendosi alla figlia che nuotava su e giù per la piscina, le dice acquaticità. E per la verità ribadiva anche
te l'ho già detto, acquaticità. Ora, l'acquaticità non è la capacità di sentire il proprio corpo in relazione diretta e continua con l'acqua? Come farà questa bambina a sentire se stessa dentro l'acqua se continuerà ad essere richiamata a qualcosa di assolutamente astratto, cui il termine acquaticità pronunciato a quel modo dal genitore rimanda? E questo è un rischio che noi adulti, quando ci rivolgiamo ai genitori, corriamo costantemente: il rischio della genericità, dell'astrazione, della mancanza di rispetto per quella necessità imprescindibile che i nostri figli hanno, che è di essere autorizzati a sentirsi. Noi siamo abituati culturalmente a inseguire più le emozioni, pensando alle emozioni in chiave letteraria, poetica, astratta. Le emozioni sono l'elaborazione successiva di una serie di sensazioni, risposte chimico-organiche del mio corpo ad uno stimolo esterno. Non è corretto dire che scappo per paura, io scappo perché la risposta del mio organismo a quello stimolo esterno è quella, e mentre corro in seguito a quello stimolo di fuga ho paura, elaboro l'emozione della paura. Noi genitori dovremmo forse essere più attenti al diritto dei nostri figli all'esistenza, intesa come il diritto a vivere ogni singolo momento nella loro capacità di sentire quel singolo momento. Credo che la carta dei doveri del genitore sia una straordinaria occasione per riflettere sul ruolo che abbiamo nei confronti della crescita dei nostri figli. E questo è il motivo per cui l'Istituto Psicologico Europeo non si è limitato a sottoscrivere questo documento, ma ha dichiarato il proprio impegno per sostenere l'intera campagna di Panathlon International, mettendo a disposizione di tutti i giovani atleti, giovani sportivi, di tutte le famiglie dei giovani sportivi, la disponibilità dei nostri professionisti nelle province in cui operiamo in questo momento, cioè le province di Varese, Milano, di Roma, di Viterbo, ad una serie di incontri individuali con i ragazzi, ma anche con i genitori, che siano di orientamento per loro, inteso come la capacità di sentire se stessi, e di supporto allo sviluppo del sostegno genitoriale ai propri figli nello sport. Offriamo anche la disponibilità alle sedi Panathlon International di queste province ad intervenire alle occasioni che riterranno opportuno promuovere di incontro con le famiglie, con i giovani atleti sui temi della carta dei doveri del genitore. E inoltre abbiamo dichiarato la nostra intenzione di avviare uno studio su tutto il territorio nazionale qualitativo che possa indagare lo stato di benessere dei giovani che frequentano lo sport, correlandolo alle modalità con cui i loro genitori partecipano alla loro esperienza. Grazie. Grazie a lei, professore, per questa acquaticità così drammatica. Si è tenuto in tensione pensando a quella povera bambina alla quale è capitato un genitore del genere. Grazie ai due interventi di carattere psicologico che ci hanno fatto capire quanto sia anche impegnativo per noi, che psicologi non siamo, metterci lì a scrivere delle cose o a diffondere dei propositi, dei principi che poi vengono recepiti in base ai differenti caratteri e alle situazioni più svariate. È difficile essere interpretati e trasmessi
ma anche soprattutto comunicati. Questo è il tema del prossimo intervento della dottoressa Cristina Ruscito, vero? Non Ruscito? Ruscito. Ruscito, che ci parla della comunicazione di tutto questo. Dottoressa Cristina Ruscito è esperta di comunicazione, si occupa da più di 20 anni di media, alla latina, non media, di relazioni pubbliche e di eventi. Lavorato anche per grandi canali televisivi come Multimedia Spa, con Alice, Leonardo, Marco Polo, Nuvolari, sono canali tematici, appunto, molto, che approfondiscono i temi, ma come, diciamo, vocazione personale si dedica a problemi, ambiti sociali come la genitorialità, l'infanzia, le adozioni. È stata tra i fondatori di Genitori Che, un'associazione che opera nel settore delle adozioni e della cultura dell'infanzia, e più recente, mi pare di capire, di Officina Genitori, un sito blog dove si parla a 360 gradi di genitorialità, e ha portato questa sua capacità di comunicare anche in Burkina Faso, dove contiamo, allora, grazie a lei, di portare anche la carta dei doveri del genitore. Chissà come sarebbe interpretata laggiù. A lei la parola. Grazie senatore, non avrei presentazione bellissima, veramente gliela farei rifare. In realtà, appunto, lei ha capito che io arrivo qui con diverse sfaccettature, con diverse esperienze alle spalle. Una parte, un pezzo della mia vita è la mia professione, mi occupo di ufficio stampa, di comunicazione, di PR. Un'altra parte della mia vita, che penso sia così, condividiamo con quasi tutti voi, è quella di genitore, perché nel momento in cui sono diventata genitore ho capito che prima di tutto mi sentivo quantomeno inadeguata in questo nuovo ruolo, e quindi ho cercato di prima di tutto di aiutarmi e di trovare un luogo di confronto e di coltivare alcuni aspetti della genitorialità che sono sicuramente tra i miei valori. E quindi vi dico brevemente, appunto, la mia storia è che circa 20 anni fa ci conosciamo sul web, sulla rete, siamo tutti genitori, siamo tutti molto abbastanza impauriti, siamo tutti abbastanza, appunto, con quel filo di inadeguatezza che ci caratterizza, e in questo creiamo un'associazione e sviluppiamo, appunto, i temi legati alla genitorialità. Essere genitore è difficile, ci mette, nel migliore dei casi ci fa venire dei dubbi, nel peggiore dei casi i dubbi non ce li facciamo venire e molto spesso facciamo anche dei grossi danni. Ecco, io ringrazio Panatlon perché oggi mi permette di portare qui un po' di questa mia esperienza di coltivare il dubbio come genitore. E non solo di coltivare il dubbio, ma con un obiettivo che comunque ritengo molto importante, che già è stato accennato e sviluppato con ben altri contenuti molto più scientifici dei miei, che è quello di tutelare nella relazione genitore-figlio, tutelare il figlio, vivere il figlio non come un oggetto, e quindi io come soggetto, ma di cercare di coltivare un rapporto tra pari, dove mio figlio è un altro soggetto diverso da me, a volte mi piace e a volte non mi piace questa diversità, e quindi io mi dovrò confrontare con tutte le conseguenze che derivano da questo. Panatlon ci propone oggi, ecco, quello che io vi propongo con la carta che Panatlon oggi propone e promuove, vuole promuovere in tutto il mondo, è una riflessione fatta di dubbi su, puntando a quel modello, noi dove siamo rispetto a quel modello e che cosa possiamo fare, che poi è un fare fatto di piccoli passi, insomma, non chiediamoci eroismi come genitori, che già, insomma, cerchiamo di sopravvivere a quella, una difficile quotidianità, però vediamo cos'è che possiamo fare rispetto a questo modello. E quindi che ho fatto? Ho spinto tutto? È andato bene. Allora,
Io vi chiedo un ripasso, proprio facciamo punto per punto tutti gli articoli, in modo molto, molto breve ovviamente, non voglio annoiarvi. Il primo articolo ci dice questo: la scelta della disciplina sportiva preferita spetta ai miei figli, in totale autonomia e senza condizionamenti da parte mia. E qui c'è il primo dubbio. Ma siamo sicuri che noi genitori non condizioniamo i nostri figli? Partiamo già da un punto, è una scelta questa che noi facciamo molto presto, io direi forse anche un filino precoce, troppo precoce, perché le attività sportive dei nostri figli iniziano con la scolarizzazione, con la socializzazione, quindi già ci ritroviamo a scegliere uno sport a 3 anni per i nostri figli, dove a 3 anni ovviamente sappiamo bene che gli aspetti ludici probabilmente sono gli aspetti più importanti da tutelare. Ecco, ovviamente, per carità, è difficile che un bambino tra i 3 o 6 anni insomma possa fare delle scelte consapevoli altro, però quello che io vi propongo per quanto riguarda questo primo articolo della Carta dei Doveri è: chiediamolo, parliamone, cioè chiediamo ai nostri figli. Noi possiamo pensare che a 6 anni lo sport migliore per i nostri figli possa essere, che so, il calcio piuttosto che il nuoto, piuttosto che altro. Ecco, in realtà forse quello che manca più spesso, e direi che non riguarda soltanto lo sport ma molti ambiti della relazione genitore-figlio, è una domanda, è chiedere loro cos'è che vorrebbero fare, cos'è che ti piace. Il secondo dovere dice: mio dovere è verificare che l'attività sportiva sia funzionale alla loro educazione e alla loro crescita psicofisica, armonizzando il tempo dello sport con gli impegni scolastici e con una serena vita familiare. Quando l'ho letto, io per prima cosa ho fatto un sorriso, ve lo devo dire, perché molto spesso è molto importante questo articolo, perché l'armonia, cercare di armonizzare i tempi dei nostri figli, che spesso hanno un'agenda più difficile di quella di Obama, secondo me insomma non è una cosa, non è così né banale né semplice. Ecco, evitiamo, se lo sport, se l'attività sportiva deve essere una degli ambiti di crescita e di sviluppo dei nostri figli, cerchiamo di evitare di farlo diventare un luogo di nevrosi invece, di finisci i primi compiti, sennò poi non andiamo a nuoto, o al contrario studia fino a mezzanotte perché siamo stati in piscina fino a una determinata ora. Ecco, l'armonia forse è un qualche cosa che sicuramente nel nostro compito genitoriale è qualcosa che dobbiamo noi, cioè un ritmo, cerchiamo di darlo noi all'attività dei nostri figli, cercando di non andare a creare inutili stress, e già la vita quotidiana ce ne dà tanti. Il terzo è: eviterò ai miei figli fino all'età di 14 anni pesanti attività agonistiche, salvo discipline formative, privilegiando lo sport ludico e ricreativo. Ecco, qui io apro, vi do un ulteriore spunto di riflessione come genitore. Quali sono le nostre aspettative rispetto alle performance sportive dei nostri figli? Perché poi in realtà, sì, per carità, l'importante è che i ragazzi si divertano, che facciano un'attività che sia che abbia aspetti di gioco, però in realtà poi gli aspetti più agonistici ci sono, e come. E quindi anche in questo caso forse quello che possiamo fare in modo più semplice, e che molto spesso noi all'interno del nostro forum di Officina Genitori ci siamo detti, è: ma vale la pena far, come dire, da dove parte questo bisogno di dover portare l'attività sportiva ad aspetti agonistici? Chiediamoci di chi è questo bisogno, se parte da noi o se parte dai nostri figli. L'articolo 4 è: li seguirò con discrezione, con il loro consenso, se servirà ad aiutarli ad avere con lo sport un rapporto equilibrato.
Io sono stata molto, molto poco discreta, ve lo dico subito. Mia figlia ancora si vergogna di quando nelle sue gare di ginnastica artistica sente questa madre che urla brava, cioè in cose improponibili. Quindi anche in questo caso io, facendo come dire, un piccolo sforzo per essere, come dire, umanamente accettabili, c'è probabilmente anche un migliore equilibrio per quanto riguarda discrezione e consenso. Il rapporto equilibrato che loro possono avere con lo sport parte da noi. Se dentro di noi ci sarà quell'equilibrio rispetto all'attività sportiva, alla performance sportiva, probabilmente sarà anche più semplice, che anche loro possano raggiungerlo. L'articolo 5 ci dice: non chiederò agli allenatori dei miei figli nulla che non sia utile alla loro crescita e commisurato ai loro meriti e potenzialità. Ecco, molto spesso io penso che noi genitori, e questo l'abbiamo visto tantissimo nel forum, nel nostro blog di Officina Genitori, confrontandoci, noi genitori perdiamo lucidità. Molto spesso nel valutare i nostri figli, al di là che possono avere grandi talenti sportivi o talenti assolutamente nella norma, perdiamo lucidità nella valutazione, nel vedervi. Prima è stato detto anche dal professor Pezzotta, dobbiamo vederli questi figli, e vederli significa anche cercare di vedere cosa è umanamente sano, giusto che loro possano fare rispetto ai loro talenti e rispetto anche alle loro risorse, perché abbiamo parlato molto spesso di ragazzi che avevano grandi talenti, ma con dentro come dire, delle sofferenze, dei disagi legati alle aspettative dei genitori, legati alla performance, legati poi lo vediamo tra poco, al concetto alla perdita, insomma, quando si perde, cosa succede quando si perde. E qui infatti diciamo, dirò ai miei figli con l'articolo 6, dirò ai miei figli che per essere bravi, sportivi e sentirsi felici nella vita non è necessario diventare dei campioni. E qui il titolo della mia relazione, cioè quando il genitore non è de Coubertin, qual è l'immagine che abbiamo di felicità per i nostri figli? Perché qui si aprono discorsi, insomma, riflessioni molto ampie che vanno anche oltre gli aspetti sportivi, ma chiediamoci cosa immaginiamo noi per la loro felicità. Innanzitutto la loro felicità probabilmente è la loro felicità e non è la nostra felicità. Quello che io penso che ho maturato in questi anni di confronto e appunto di dubbio è che probabilmente la felicità dei miei figli verrà attraverso momenti di felicità e momenti di tristezza, momenti di grande difficoltà. E quindi forse diventare campioni significa cercare di riuscire a vivere con discreta serenità i momenti del successo, ma soprattutto quelli dell'insuccesso. E infatti l'articolo 7 ci dice: ricorderò loro che anche le sconfitte aiutano a crescere perché servono per diventare più saggi. Qui ci sono anche aspetti sociologici più ampi probabilmente. Cosa facciamo? Cioè, riusciamo noi a dare un valore al concetto di sconfitta? Fa parte della nostra società, fa parte delle nostre dinamiche familiari, dove spesso poi le competizioni si vivono anche, no? Nelle nostre famiglie. Probabilmente dovremmo fare un passo indietro, penso, su questo aspetto e cercare di fare nostro, di umanizzare la sconfitta, perché la sconfitta, come dicevamo prima, diceva chi mi ha preceduto, fa parte del processo di crescita e di realizzazione ed è una tappa obbligata. Il non riuscire a tollerare quella frustrazione derivante dalla sconfitta, io penso che sia la grande mina dei nostri figli, probabilmente, ed è forse anche la più grande sconfitta che possiamo fare come genitori. Indicherò loro i valori del Panatron come fondamento etico per affrontare una corretta esperienza sportiva. Qui dico soltanto che i valori per trasmetterli vanno fatti nostri, e quindi bravo Panatron cerca di divulgarli, perché se non ci crediamo noi veramente sarà difficile probabilmente riuscire a trasmetterli ai nostri figli.
e allora ritorno a casa, come mi dice l'articolo numero 9, non chiederò se abbiano vinto o perso, ma se si sentono migliori, né chiederò quanti gol abbiano segnato o subito o quanti record abbiano battuto, ma se si siano divertiti. È molto ideale, diciamo, questo articolo. Umanizziamolo il più possibile, magari lasciamo un po' tutti questi ingredienti, magari cambiamo un po' gli ordini. Magari la prima domanda può essere: ti sei divertito? Ecco, può essere quella. Poi è ovvio che ci sarà la domanda: avete vinto, avete perso? Insomma, non siamo supereroi, no? Però cerchiamo, io probabilmente, ecco, quello che mi piacerebbe far trasmettere ai miei figli è che la cosa più bella dello sport può essere, è stare insieme ad altre persone, insieme ad altri ragazzi, e quindi da lì beneficiare della relazione con gli altri. Infine, vorrò specchiarmi nei loro occhi ogni giorno e ritrovare il mio sorriso giovane. Bellissima questa cosa. Spesso il sorriso giovane un po' si perde invecchiando. Sì, ci proviamo a rispolverarlo. Approfittiamo dell'opportunità di vederlo nei nostri figli, questo sorriso, ma prima ancora riscopriamo il nostro, che probabilmente è molto lontano. Quando, che ne so, personalmente riuscivo a farmi la mia vasca di 50 metri con un solo fiato all'inizio tanti, tanti decenni fa, ecco, quello era il mio piccolo limite superato. Quello mi dava il sorriso, mi dava la sensazione di aver superato, di essere cresciuta, di aver tollerato una fatica. Ecco, quello era il mio antico sorriso. Magari il sorriso dei miei figli è diverso da quello mio, però sicuramente se riusciamo a recuperare quello, riusciremo probabilmente anche a ridarlo un po' di più ai nostri figli. E vi ringrazio molto per la pazienza. Grazie. Grazie invece per averci ricondotto a esplorare punto per punto la carta che io non ho letto all'inizio, dando per scontato che l'avremmo fatto insieme lungo la strada. L'abbiamo già anche fatta tradurre, tentato almeno, in inglese e francese, e per adesso. Non vi dico, qualche difficoltà è nata, perché, come abbiamo sentito, le frasi, più che un insieme di parole consecutive e logiche, esprimono degli stati d'animo, degli umori, delle emozioni. Quindi tradurre in maniera così asettica non è facile. Soprattutto l'ultima, mi hanno chiamato, alla romana più o meno mi chiamano, ma che vuol dire? Vorrò specchiarmi ogni giorno nei loro occhi e ritrovare il mio sorriso giovane. Beh, qui ci sta bene se abbiamo letto tutte le altre prima, insomma. Nel genitore, io non sono uno psicologo, ma sono genitore nonno, c'è la presunzione che comunque alla fine di tutta la storia il genitore potrebbe essere un modello e vorrebbe vedere i figli più o meno come lui è riuscito ad arrivare a quel punto della vita. E specchiarsi negli occhi dei figli e trovare quel sorriso che da giovane. Mi sembrava appunto una cosa molto bella come anche fine ultimo. E spero che mio figlio cresca come sono cresciuto io, tutto sommato, andrebbe anche bene. Tradurre questa cosa ancora non siamo riusciti, c'è uno l'ha tradotto in francese, ma è tutta un'altra faccenda. Quindi è molto bello anche che abbiamo sollecitato tutta questa attenzione e questa corsa alla interpretazione nelle varie lingue. Bene, adesso abbiamo un intervento che direi corale con tutto rispetto, che ci parla di un aspetto che si incontra nella pratica sportiva, gradito o non gradito, cioè è importante anche educare i giovani che possono aspettarsi questo effetto, vale a dire quando sul campo succede qualche cosa di traumatico, si può dire, insomma. E Sì. quindi questa parola resuscitation mi ha sempre fatto un po' di impressione, dico la verità. Abbiamo avuto una bella esperienza nel 2014 a Rapallo, quando abbiamo fatto il nostro congresso di metà percorso, e abbiamo visto all'opera l'equipe di Resuscitation con manichini, tanti, un numero incredibile, con attività pratiche di come si interviene. Non so io se si possa tradurre
tradurre in rianimazione in italiano. Sì. Rianimazione. Quindi può accadere anche che i nostri figli, nel momento in cui praticano sport, si trovano di fronte a questo problema. Allora abbiamo il past president, dottor Walter Cataldi, il dottor Leonardo Braschi, Barbara Raviolo e Luciana Pecoraro. Però mi pare che manchi un nome di qualcuno. Martinelli? Luca Martinelli. Poi dopo interverrete anche voi come... Prego, Presidente. Grazie di questa opportunità e grazie di averci invitati in questo contesto. Grazie anche di aver fatto la carta dei doveri dei genitori. Io su quella dico poco. È importante che ci sia. Ognuno di quegli articoli può essere interpretato, ma se c'è, se ne può parlare e se no, no. E, lo sport deve essere fatto in sicurezza. E quello che a volte sembra difficile o un problema per i genitori può esserlo molto meno per delle persone più giovani. Quello che si chiede allo sport è di far star bene, di far godere la vita, quello di divertirsi e quello di tornare a casa. Quando qualcosa non va bene, di traumatico, ma il soccorso noi lo distinguiamo in soccorso per lesioni da trauma, tipo una contusione, una caduta, e soccorso per lesioni non da trauma, tipo un arresto cardiaco, per esempio, quando il cuore smette di fare il suo dovere. Il soccorso si è evoluto, come vedete là abbiamo messo l'evoluzione della scimmia verso l'uomo, non so se è vera, è l'evoluzione dei loghi della nostra società. Perché un tempo si pensava che la cosa migliore da fare fosse che un paziente, se ha un problema al cuore, andasse dal cardiologo, così come io vorrei, se buco una gomma, avere un gommista davanti. In realtà, questa è andata male, ce n'è un'altra che spara un rumore. A volte invece è dimostrato, questa è la dimostrazione di un teorema, il teorema di Pitagora, ma come Pitagora anche noi abbiamo voluto dimostrare negli anni in cui abbiamo lavorato a prevenire e a combattere le lesioni d'arresto cardiaco, dimostrato che non è logico, non è vero e non è neanche utile e neanche necessario che quando una persona ha un arresto cardiaco chi debba intervenire sia un cardiologo, oppure sia un medico, oppure sia un infermiere, anzi va bene anche se interviene colui che mi doveva riparare la gomma, un gommista. Perché? Perché come ha dimostrato Pitagora dicendo che quel quadrato grande costruito sull'ipotenusa di quel triangolo rettangolo ha quattro di quei triangoli, cioè è il doppio di quel quadrato piccolo, anche noi abbiamo dimostrato che davanti a un arresto cardiaco l'importante è fare delle cose che sono assolutamente semplici e non specialistiche. L'importante è che con l'uso della logica non si vada a finire nei paradossi. Paradossi famosi sono quelli di Zenone oppure del mentitore. Se io adesso dicessi che io mento sempre, sembra che io abbia detto una cosa di senso compiuto, ma se fosse vero che io mento, allora starei dicendo la verità e viceversa. Quindi i paradossi vanno evitati. Allora, ci sono alcune dimostrazioni che sono in apparente contraddizione, cioè l'attività fisica regolare riduce i problemi cardiaci ed anche l'attività fisica può costituire un elemento scatenante per provocare un arresto cardiaco. Queste affermazioni sono tutte e due vere e non sono paradossali, perché articoli importanti ci dicono che l'esercizio fisico vigoroso, cioè quando il metabolismo viene ad essere messo, moltiplicato per 2, per 3, per 4, per 6 volte quello basale, allora il cuore viene messo sotto sforzo, sotto stress. Questo stress, tradotto in termini poveri, vuol dire che alla fine tutto va a finire nel quadrato in basso, centrale, dove il ventricolo non batte più come doveva battere, ma ha delle extrasistoli, su cui c'è molta confusione. Queste extrasistoli non sono un rischio per tutti, sono un rischio per coloro che hanno un cuore diverso dagli altri, cioè predisposto.
e quindi una visita sportiva è in grado di screenare e quindi discriminare coloro che corrono questo rischio quando sono sotto l'influsso dell'adrenalina che lo sport provoca, il cui tasso aumenta durante l'attività sportiva. La visita sportiva è in grado di discriminare coloro che, avendo un cuore diverso da quello degli altri, cioè alterato, fa sì che l'adrenalina possa provocare queste aritmie ventricolari. L'arresto cardiaco nella popolazione che fa sport ha un'incidenza 30 volte inferiore rispetto a quella che ha in coloro che non fanno sport. Seguendo questo ragionamento, si potrebbe già chiudere il discorso dicendo che sarebbe meglio che la visita pre-agonistica la facessero coloro che non fanno lo sport, perché hanno un'incidenza di arresto cardiaco che è 30 volte superiore. Ma questa è una battuta. Ma che cos'è l'arresto cardiaco? Che cosa sono le extrasistoli? Che cosa sono le aritmie? Perché se le tocchiamo con mano, forse le temiamo meno. Questo è una traccia monitor, un elettrocardiogramma in soldoni, di un signore che, di un signore che pensavamo potesse stare male, tant'è vero che ha una traccia ancora prima di stare male. Allora, ogni volta che vediamo un campanile, vediamo questo è un segnale elettrico coordinato, che vuol dire il cuore sta battendo. Nella riga superiore ci sono dei campanili e sono intervallati da una pausa. Quando c'è il campanile batte, quando c'è la pausa si riposa e si riempie. A un certo punto il campanile gira la testa. Perché? Perché quando comanda l'atrio normalmente il campanile ha una forma normale. Quando gira la testa vuol dire che non comanda più l'atrio, comanda il ventricolo. Ci sono delle extrasistoli, c'è un ritmo che non è quello normale, però c'è ancora un riposo, cioè c'è una contrazione e c'è un riposo. A un certo punto cosa succede qui? Manca il riposo, cioè questo cuore si contrae ma non si riempie. A questo punto cosa succede? Che se non si riempie non pompa più niente, per quel cervello, quel cuore fermo, non gli arriva niente. Questo è un arresto cardiaco e questa è una tachicardia ventricolare. È come se il cuore fosse fermo perché batte, ma non pulsa niente, non esce niente. Questo signore non ha coscienza e ovviamente, siccome il respiro dipende da un'attività involontaria del cervello, non ha respiro, e se uno va a vedere se ha segni di vita non ne ha neanche uno. Dopo un po', questo è un arresto cardiaco, ma non è una morte improvvisa. Dopo un po', non abbiamo più neanche i campanili, ma i segnali elettrici sono disordinati. Tutte le cellule del cuore sono vive, si muovono, emettono segnali elettrici. Non è morto. È una fibrillazione ventricolare. Se nel giro di pochi secondi, 7, 8, 10 secondi in questo caso, ma si può tollerare un tempo superiore, qualcuno dà una scarica elettrica, tutte quelle cellule che erano disordinate si mettono zitte per un po' e si rimette a parlare chi è autorizzato a parlare. E cioè questo cuore, nei casi fortunati, riprende a battere. Questa è una tachicardia ventricolare con arresto cardiaco, questa è una fibrillazione ventricolare con arresto cardiaco, questo non è un uomo morto, è morto se noi non lo defibrilliamo. Questo è un arresto cardiaco e non è una morte improvvisa. E c'è una bella differenza. Ora, chiunque abbia un apparecchio che è appiccicato con due cerotti a una persona, sia in grado di dirgli nella lingua che lui parla, attacca i cerotti, stai fermo che sto guardando che ritmo ha, premi il bottone lo può premere. E quindi questa è la dimostrazione avvenuta che la defibrillazione è efficace perché può salvare la vita, non può mai essere nociva, perché quel signore di prima
se qualcuno lo defibrilla può resuscitare, rianimarsi, se nessuno lo defibrilla può solo morire. Quindi un soccorritore non può fare nulla di male, quindi può solo salvare una vita. È sicura, perché per quel paziente peggio di così non può andare, può solo andare meglio, e non è un atto che deve fare un medico, non c'è bisogno di un medico per premere un bottone. Vi faccio vedere proprio in termini poveri cosa è successo e perché dicevo che forse anziché un cardiologo basta un gommista. A San Cassiano di Brisighella, a circa 20 km da Faenza, c'era un agriturismo, c'è ancora, e una signora di 62 anni perde conoscenza. C'è un defibrillatore con qualcuno che è capace di usarlo. Gli appiccica il defibrillatore, quando lo apre dice attacca i cerotti, lui li attacca, collega le piastre e poi va, dice allontanarsi, scusate, perché sto guardando che ritmo c'è. Il paziente è connesso, lo analizza e dice ad alta voce, il ritmo defibrillabile, lo so che è consigliato. Allora i defibrillatori avevano due tasti, adesso ce n'è solo uno. E quindi cosa dovrebbe fare il soccorritore? Premere il tasto. Ahimè, quel soccorritore si è sbagliato, ha premuto il tasto sbagliato e ha spento anziché accendere. Adesso non c'è più il tasto on off, ma ha riacceso, ha rifatto il procedimento di prima e qui ha erogato lo shock. L'ha riacceso, ha rifatto quello che il defibrillatore diceva, cioè sto analizzando, shock indicato, allontanarsi, ha premuto il tasto giusto, la prima volta ne aveva fatto uno, adesso quest'altro. E dopo lo shock c'è quel silenzio in cui le cellule cardiache si riorganizzano. E dopo il silenzio si comincia a vedere prima un'ondina, poi un'altra. Vi faccio notare che qui sono le 9.15.09, erano le 9.14.40 quando tutto comincia. Nonostante lo sbaglio, sono le 9.15.24 quando eroga lo shock, quindi un minuto e mezzo. Sono le 9 e quasi 16 quando compaiono le ondine e alle 9 e 16 ci sono tanti campanili che hanno ripreso a funzionare, cioè quel cuore si è riorganizzato e la signora, un po' stordita, si è anche un po' ripresa. Intanto era stato chiamato il 118. Il 118 è arrivato e infatti alle 9.35, erano le 9.14, sono stati staccati gli elettrodi del defibrillatore e attaccati quelli dell'ambulanza. 20 minuti. Era un luogo di montagna, impervio, non si poteva, il 118 non poteva arrivare in tempi inferiori a questo. E questa signora non avrebbe sopportato 20 minuti. Perché? Perché queste cose devono essere fatte in tempi brevi. Sia per far ripartire il cuore, sia per far ripartire il cervello. Perché ricordiamoci, se arriviamo in tempi brevi, troviamo un ritmo disorganizzato, ma lo troviamo. Se arriviamo in tempi lunghi, abbiamo due rischi. Uno, dopo che si è mangiato tutti i suoi metaboliti, tutto il suo zucchero, il cuore non batte più, diventa una linea piatta e non lo fa ripartire più nessuno. Due, sì che lo facciamo ripartire, però il cervello ha sofferto troppo e quel paziente resta gravemente leso. Quindi la defibrillazione deve essere precoce, cioè ha dei tempi di intervento che devono essere brevi. Le manovre di rianimazione cardiopolmonare consentono di tollerare tempi più lunghi, ma devono essere brevi e sono molto semplici. Basta che un soccorritore capisca quando una persona non ha coscienza, non ha respiro e non ha nessuna attività vitale di polso, e in attesa dell'arrivo del 118 sostenga questa persona facendolo, se è capace, respirare, facendo, se è capace, possibilmente il massaggio cardiaco, ma sapendo benissimo che quando fa così non è un cuore che batte, è un cuore che viene spremuto, e cioè che fa un quarto di quello che potrebbe fare. Un massaggio cardiaco ben fatto permette di erogare un quarto della agitata cardiaca. Vuol dire che anziché aspettare 5 minuti, aspetto qualche minuto in più.
ma deve comunque arrivare il defibrillatore non in 20 minuti. Cosa vorrà mai, cosa ci sarà nella testa di questo signore? Cosa pensate che vorrebbe avere questo signore che sta faticando e sta sudando per fare una sfacchinata su un cuore che è ancora vivo e sta facendo così? Se anziché fare il massaggio avesse l'apparecchio che anziché far così lo fa così, lui smette di fare il massaggio e il paziente sta bene. Quindi se avesse un defibrillatore che gli dice appiccichi cerotti, shock consigliato, lui potrebbe semplicemente fare, questo è un vecchio defibrillatore, l'ho messo perché il defibrillatore due tasti, adesso ce n'è solo uno, potrebbe semplicemente ridare a questa persona la possibilità di tornare a casa sua. Credo che nell'ultima maratona di Milano abbia corso un paziente che aveva avuto un arresto cardiaco, cioè la prognosi, cioè il destino dei pazienti che hanno avuto un arresto cardiaco non è un brutto destino, è un destino di normalità. Ha corso la maratona di Milano uno l'altro giorno. Lo sport per noi e le associazioni come il Panathlon che si interessano e fanno dello sport la loro missione, è una grande cassa di risonanza perché ci permette di arrivare e di spiegare a tante persone che non solo gli sportivi possono essere, devono essere esonerati da questo rischio, non solo gli sportivi durante le gare e durante gli allenamenti, ma gli sportivi possono diventare un megafono potentissimo perché sono giovani, perché sentiranno questo messaggio varie volte quando arriveranno alla nostra età e quindi per loro sarà tutto più facile, come dopo vi diranno i nostri amici di IRC. Abbiamo problemi di tempo perché alle 13 dobbiamo... Questa è l'evoluzione del soccorso, cioè la defibrillazione. Non occorreva spararsi, ma dico solo che alle ore 13 dobbiamo chiudere tutto. Grazie professore, grazie. Io confesso, sono un po' all'oscuro adesso di cosa fa il resto della squadra, qualche esercitazione, no? Arriva il dottor Leonardo Braschi, prego appunto di ricordare che alle 13 dobbiamo chiudere, c'è una conclusione da fare. Saremo rapidi. Buongiorno a tutti, vi ringrazio innanzitutto per l'invito. Sono Leonardo Braschi e sono il presidente nazionale dell'Italian Resuscitation Council, comunità perché ci occupiamo di divulgare le manovre di rianimazione a tutti quelli che non sono professionisti sanitari. Con piacere ricordo il 16 giugno 2015 quando abbiamo sottoscritto l'accordo tra Panathlon International ed IRC Comunità per quanto riguarda la diffusione delle manovre di rianimazione anche nello sport e per la nostra partnership che deriva un po' anche da quelli che sono i concetti di base di Panathlon, che sono quello dell'insieme delle discipline sportive e che dobbiamo essere tutti uniti per lo sport. Mentre noi abbiamo come target la diffusione delle manovre salvavita a chiunque. Questo chiunque, come ha detto Cataldi che mi ha preceduto, sono tutte le persone che non sono medici. Per salvare una vita non ci vuole un medico, come vedremo dopo ci vogliono due mani che tutti noi abbiamo. L'iniziativa di oggi, il Road Tour 2016 di Panathlon, sarà seguita per quanto riguarda la campagna Viva, di cui dopo vi parlerò, anche dai centri di formazione e dagli istruttori di IRC Comunità presenti sul territorio nazionale, che si uniranno al camper per dimostrare quello che tra poco vedremo. La campagna Viva nasce da una raccomandazione del 14 giugno 2012 del Parlamento Europeo, che ha inviato a tutti gli Stati membri un invito a fare una settimana, che normalmente è la seconda settimana di ottobre di ogni anno, una divulgazione di massa delle manovre di primo soccorso, ma soprattutto le manovre salvavita per evitare le morti da arresto cardiaco improvviso che, come ricordava prima Cataldi, colpiscono una persona su 1000 ogni anno, quindi hanno un'incidenza notevole. Dicevamo, copertura di tutto il territorio nazionale attraverso 237 centri di formazione ad oggi e più di 2000 istruttori.
Questi qui sono manichini che abbiamo usato anche a Rapallo quando abbiamo fatto il Reanimation Festival. Non sono bellissimi, però sono comodi perché sono manichini gonfiabili, per cui sono di facile trasporto e rendono comunque più o meno l'idea di quello che è fare un massaggio cardiaco. Chi mi ha preceduto ha parlato, ognuno dei relatori ha detto qualcosa che noi quotidianamente riscontriamo. Si è parlato del contatto tra il bambino e l'allenatore, quello che noi definiamo la prossemica, quindi l'importanza che ha il facilitatore, perché non amiamo chiamarci istruttori ma bensì facilitatori, che ha l'importanza appunto del contatto facilitatore e discente. È stato detto in un'altra relazione giustamente che non conta solo l'atleta ma conta il gruppo, e nel nostro caso il gruppo è fondamentale, perché è inutile istruire una persona quando magari sfortuna vuole che è quella che si sente male, quindi dobbiamo istruire il gruppo, quindi più persone possibili. È stato detto in qualche modo la legge generale di lotta, quindi il concetto del rispetto di se stessi e del rispetto in primis di chi abbiamo davanti noi per facilitargli. È stato ribadito il tono di voce, perché il tono di voce fa la differenza, e nell'era di WhatsApp hanno inventato le emotion per sostituirsi ai toni di voce, direi. È stato detto dalla dottoressa Ruscito, la prima domanda che noi dobbiamo fargli: ti sei divertito? La prima domanda che noi facciamo alla fine della sessione di pratica è: che sensazioni hai provato? Proprio perché deve essere il bambino, l'atleta o comunque quello che noi dobbiamo facilitare ad apprendere al centro del nostro mondo. Non dobbiamo essere noi sopraelevati, ma devono essere loro al centro del nostro mondo. In ultimo, il dottor Cataldi ha detto: questo pulsante lo può premere chiunque, e tra poco vi dimostrerò come. Allora, mi è sparito il mouse, scusate, ma c'è un era questo, sposto dietro, ok, scusate, ok. Allora, questo è un video che abbiamo realizzato, che poi è uguale a quello di Rapallo, ma quello che vedrete è un video che abbiamo realizzato settimana scorsa in una scuola media in provincia di Firenze, e vi spiega come si può imparare a salvare una vita divertendosi. Taglio perché abbiamo problemi di tempo. Quindi questo vi ha dimostrato come con i ragazzi possiamo giocare. Noi abbiamo uno slogan che è imparare divertendosi, che deve essere la base anche poi di ogni sport che viene praticato dai ragazzi, e in questo modo loro imparano facendo un gioco, ma è un gioco che quando si troveranno davanti una persona non cosciente sapranno che cosa fare. Perché bisogna insegnargli queste cose? Perché, come ha detto giustamente prima il dottor Cataldi, il 118 arriva, ma arriva dopo, e ogni minuto che passa noi abbiamo il 10% in meno di possibilità di sopravvivenza. Quindi se nessuno fa niente prima dell'arrivo del 118 o del 112 in Europa, noi non abbiamo una persona, ma abbiamo, ahimè, un decesso. Bene, quindi è fondamentale che chiunque faccia qualcosa. Linee guida ERC 2015 hanno riassunto questo chiunque faccia qualcosa in questo triangolo, ovvero allertamento precoce del sistema di emergenza, che in Europa è l'112, in Italia è l'unico numero che noi possiamo fare dai telefonini, se non avete un iPhone quindi avete batteria, che possiamo fare dai telefonini anche quando il vostro telefonino non ha segnale. E il 112 poi vi passerà il 118, se non è addirittura il 112 in alcune regioni come la Lombardia adesso, a gestire tutta l'emergenza.
comprimere forte il torace, come avete visto fare dai ragazzi alle scuole, e premere un tasto. Difficile premere un tasto? Giudicate voi. Questo è un video che abbiamo girato alla fine di un corso rivolto agli adulti, dove avevamo due bambini che non hanno frequentato il corso, erano semplicemente lì a guardare. Alla fine abbiamo realizzato questo video. Dopo concludiamo col video. Applicare gli elettrodi sul torace. Inserire il connettore degli elettrodi vicino alla spia lampeggiante. Via tutti! Via tutti! Analisi del ritmo cardiaco in corso. Non toccare il paziente. Via tutti, via tutti! Via anche il babbo! Scarica via consigliato. Isolare, scarica via. Via! Allontanarsi dal paziente. Via! Effettuare la scarica adesso. Difficile premere un tasto? Giudicate voi. Grazie dell'attenzione. Grazie, grazie. Abbiamo pochissimi minuti per concludere. Sì, questo è un tema un po' a margine, diciamo, del tema principale del doveri del genitore, ma comunque può servire anche per dire ai ragazzi. Può capitare anche questo nella pratica sportiva. Io vi prego davvero, all'una dobbiamo lasciare la sala e vorrei affidare le conclusioni ad un testimonial particolarmente interessante. Sono curioso di capire cosa ne pensa un atleta in piena attività di tutto questo. Quindi vi prego, tanto mi pare che fra i due precedenti relatori ci hanno dato un esempio concreto di cos'è Resuscitation. Prego. Sono Giulia, ho 21 anni e sono una studentessa. Sono Silvia, la sorella di Giulia e studio sociologia a Padova. Sono la mamma della Giulia. Mi chiamo Carlo e ho 56 anni, sono il papà di Giulia. Sei il salvato o il salvatore? Il salvato. La salvatrice. Il salvatore. Sono il salvatore. Che cosa è successo? È successo che la mia figlia più piccola, che aveva 18 anni, è venuta in bagno mentre io ero in accappatoio, stavo per fare la doccia e mi ha avvisato che la figlia più grande, Giulia, che ha 20 anni, stava male. Che cosa hai fatto? Sono venuto qui in camera e Giulia era distesa a terra, priva, no, era nel letto, era priva di sensi, con un colorito bruttissimo e non respirava. Quando mio marito, che stava facendo il massaggio cardiopolmonare, mi ha detto chiama il 118, sono uscita in giardino, ho chiamato, ho spiegato esattamente com'era la situazione e ho cercato di essere il più chiara possibile. Hai avuto paura? Ho avuto sicuramente, sì, ho avuto un attimo di paura, ho avuto una frazione di secondo, ho pensato proprio di perdere la testa, però è durato pochissimo e poi ho fatto quello che avevo imparato a fare. Come sapevi cosa dovevi fare? Lo sapevo perché avevo fatto il corso di rianimazione cardiopolmonare, di LSD. È stato importante questo corso? Fondamentale, cioè senza questo non avrei potuto, sicuramente Giulia non sarebbe qui. Che cosa ti ha lasciato questa esperienza? È un po' brutto da dire, però mi ha lasciato un po' di paura. Sì, mi ha lasciato questo messaggio di speranza, insomma, che facendo le cose giuste al momento giusto, queste situazioni possono avere anche un risultato positivo.
Beh, sicuramente alla mia età è un'esperienza che mi ha fatto crescere e che ti fa capire, diciamo, quali sono le cose che contano veramente nella vita. Un senso di unione in famiglia eccezionale, perché poi abbiamo partecipato tutti a questa vicenda. Bene, ci siamo? Ci siamo. Ci avete un po' impensierito, perché insomma sono argomenti molto molto pregnanti, e immaginare che lo sport possa avere anche questo è facile. Dopo ci chiediamo se noi saremmo capaci di intervenire in questo modo, anche se voi la fate facile. Grazie. Prego, se vuole concludere. Allora, buongiorno a tutti, sono Barbara, sono dalla regione Liguria, Centro di Formazione Life. Ringrazio innanzitutto la Panato International, con cui collaboriamo ormai da qualche anno, da Rapallo soprattutto. Con me dalla campagna c'è Luciano Pecoraro, Centro di Formazione, e Val d'Aosta, che quindi ringraziamo molto l'ospitalità della Val d'Aosta, Luca Martinelli. Quello che noi facciamo, come avete già visto, è il sunto. Iniziamo dalle scuole, come vedete i manichini è l'evento di Rapallo, 400 ragazzi, la scuola, i bambini, e praticamente sono il nostro braccio. Campagna. Questo è, scusami. Ah, no, vieni. È bellissima, una grande emozione, perché ogni volta si rinnova continuamente. Vedere gli occhi dei bambini che si riempiono di queste nozioni salvavita fanno la differenza e si rendono conto di quanto sono importanti le nostre mani messe al centro del petto. Io vado a concludere riassumendo e dicendo un po' di numeri che abbiamo in Valle d'Aosta. Attualmente in Valle d'Aosta ci sono formate circa 5.000 persone, che su una popolazione di 128.000 abitanti porta ad un rapporto di circa una persona formata ogni 30 abitanti. Una cosa importantissima, come dicevano in precedenza sia il dottor Cataldi che il dottor Braschi, sulla precocità dell'intervento e dell'intervento immediato da parte della persona che arriva per primo sul posto o assiste all'arresto cardiaco. Inoltre c'è una diffusione capillare dei defibrillatori, ce ne sono circa 220 distribuiti in tutto il territorio, a cui sono associati dei numeri di telefono di persone formate all'uso del defibrillatore, che vengono attivate dalla centrale operativa del 118 per intervenire immediatamente e precocemente. Ok, praticamente l'obiettivo che abbiamo tutti è divulgare le manovre di rianimazione. Con la campagna Viva abbiamo fatto delle app, quindi chi è che non gioca con le app? I nostri figli, i nostri telefoni. Scaricate le app, andate su questo sito, perché Picnic Mozzafiato è una bellissima app per bambini. Poi abbiamo Relive, scusatemi perché mi cazzano, che è un game per ragazzi che imparano a salvare la vita. Questo tutto è fatto con dei social media ormai da qualche anno. Quindi ringraziamo per l'attenzione, abbiamo ridotto tutto, ringraziamo ancora Panato, ringraziamo tutti per l'organizzazione. E voglio dire, i nostri divulgatori siamo i genitori, sono i docenti, il nostro progetto è di continuare, perché gli insegnanti sono il nostro braccio. Quindi insieme riusciremo a fare grandi cose. Grazie. Grazie, grazie a voi. Grazie. No, spiace per la fretta, ma un tema del genere meriterebbe un convegno apposta su questo argomento, e quindi con tutto il tempo a disposizione. Mentre per noi il tempo sta scadendo proprio, e a questo punto, invece di fare conclusioni di tipo culturale-scientifico, vorrei una testimonianza di tutto quello che abbiamo detto, e chiamo Rodolfo Cavaliere, giocatore di pallavolo di Serie A, un atleta di alto livello, come si diceva una volta, che ha ascoltato tutto quanto abbiamo detto. Accanto a lui c'è la signora Valeria Rosso, e con maschio o femmina? Femmina, ma non importa, io voglio solo chiedervi, ma come vi ponete in relazione al primo articolo di questa normativa nostra, questa carta dei doveri dei genitori, che dice la scelta della disciplina sportiva spetta a mio figlio, io non interferirò per niente. Lui è giocatore di pallavolo di Serie A, la signora pure, giocatore di pallavolo e di beach volley. Quanta libertà avrà vostra figlia di scegliere un altro sport?
Allora, grazie a tutti. Intanto, prima di rispondere alla domanda diretta, volevo suggerire di aggiungere l'11esimo, quindi il diritto nel dovere di ogni genitore è saper salvare la vita almeno a suo figlio. Quindi, se facciamo tutti il corso, è meglio. Per quanto riguarda la libertà, io credo, temo, che nessuno di noi possa sognarsi di non condizionare suo figlio, anche se non vuole farlo, lo condiziona perché è nato da noi. Quindi quello che cercheremo di fare è condizionarla alla libertà. Come farlo? Secondo me è farle provare più cose possibili anche in ambiti non sportivi, arte, musica, qualunque cosa che attiri la sua attenzione deve essere oggetto della mia curiosità, perché io sono curioso di vedere cosa sa fare lo spirito che anima questo corpo. Quindi questo è quello che cercheremo di fare, essere curiosi di vedere che cosa le dà gioia. E questo, secondo me, è il segreto per realizzare la maggior parte dei punti, nel senso che l'agonismo esasperato, i giochi di potere, che hanno anche a che fare con l'abuso sessuale, purtroppo, lo spiegare il perché della sconfitta, possono tutti essere risolti se l'atleta giovane, fin da giovane, viene educato, nel vero senso della parola, che è tirare fuori, a godere del suo moto. Quindi se noi ci focalizziamo sulle sensazioni di tutti i sensi che ha un atleta quando fa una performance, lui imparerà a fare sport perché gode come un matto a fare sport, non perché vince, perché dà soddisfazione all'allenatore, al genitore, a chi, ma perché nel muoversi è felice. E questo combatte anche l'abbandono sportivo, che certe volte arriva per troppo stress. Se uno è contento di fare il suo sport, come capita a me, che sono ancora contento, anche se mi capita di giocare contro gente che ha prosi all'anca, quindi ovviamente per me sarebbe in teoria poco sfidante, ma mi pongo degli obiettivi diversi per far divertire lui, ma perché mi piace fare il mio sport a qualunque livello, quindi anche in un circolo amatoriale nel quale mi alleno mi diverto tantissimo, cosa che con la mentalità che magari avevo 15-20 anni fa non avrei potuto fare. Questo, tra l'altro, il mettere al centro le proprie sensazioni sblocca anche un sacco di potenzialità di crescita tecnica, perché troppo spesso, perché faccio anche l'allenatore, troppo spesso vedo ragazzi che dopo un grave errore tecnico guardano l'allenatore per sapere come ho sbagliato. Ah, ma se non lo sai tu, l'allenatore mi spiegherà che cosa hanno fatto gli altri che non potevo vedere, mi spiegherà tatticamente come fare perché ha la visione di insieme, ma se io faccio un gesto molto lontano dal giusto e non me ne riesco ad accorgere, vuol dire che non sono stato educato, ma che da fuori mi hanno voluto buttare dentro della roba che non conosco. E quindi io adoro questa carta dei doveri dei genitori, e auspico che ce ne sia presto una anche dei doveri degli educatori, non so se c'è, però sarebbe il trittico, perché anche l'educatore certe volte è troppo attento a imparare bene come si fa una disciplina, ma in certe fasce d'età è molto più importante imparare bene che cosa dare, anzi che cosa tirare fuori dai ragazzi. Grazie a tutti. Grazie. Visto che le piace tanto, in tutta semplicità consegno due copie, una in inglese e una in italiano, anche per la signora, la terza per la bimba prossimamente. Grazie. Preciso che hanno già aderito loro, hanno già sottoscritto la carta, quindi ce l'avranno già. Bene, solo il tempo per ringraziare tutti, in particolare i relatori, le relatrici, le interpreti, per il super lavoro che hanno fatto. E c'è un regalo, vorrei pregare di portare qui i libri e di far venire Cesare Balbis. Dov'è Cesare Balbis? Eccolo là, un panatleta di Aosta, pilota di montagna, tra i più famosi d'Europa, il quale ha realizzato un libro unico, un libro che ci fa vedere quello che noi del Monte Bianco non siamo riusciti a vedere, un po' per il maltempo di ieri, un po' perché oggi stiamo chiusi qua dentro. Quindi grazie per il tuo lavoro, grazie per l'omaggio
che ci fai, diamo un libro a tutti i relatori. È il Monte Bianco visto dall'alto. Lui pilotava questo aereo, in più nello stesso tempo schiacciava il pulsantino per fare le fotografie. Più o meno così ho capito. Quanti anni ha impiegato per fare questo lavoro? Due anni. Quindi tutto quello che non avete visto del Monte Bianco potete recuperarlo nel salotto di casa vostra. Prego Emanuela di assieme a Cesare di darlo. Yes. Alla dottoressa Susan Greining, grazie mille. Dottoressa Christine De Martelaer. Voi dovete fare un volo in platea. Professor Pezzotta, professor Palazzetti. Dottoressa Ruscito. Dottor Walter Cataldi, dottor Braschi, Barbara Raviolo, Luciana Pecoraro, Luca Martinelli. E grazie mille ancora a Cesare Balbis e a tutti voi. Contiamo di sfruttare ancora una volta la vostra preparazione scientifica per quanto riguarda i relatori e la vostra pazienza per quanto riguarda coloro che hanno ascoltato queste dotte relazioni. Grazie, buon pranzo.